Recensione della pinza proteica della Milk Pro. Che differenza c'è tra una pinza e una pizza in palla romana? Ingredienti. Brava. Ci sta pure la farina di soia e di riso, che nella palla romana non ci sono. Ha dei valori ottimi. In genere le pizze per proteiche sono stra super mega caricate di glutine. Se siete particolarmente sensibili, può darvi un po' di più. 38 grammi di carboidrati e 11 grammi di proteine. Io il sito del latte in una pizza proteica non l'ho mai vista ed è una cosa carina. L'odore è buono, metà la mangiamo così a secco, l'altra metà invece la condiremo infornata la pinza a 220 gradi per 4 minuti. Faccio io che tu ti 3 quintali di pomodoro e poi rimani molla una vita intera. Non è assolutamente vero, mi dissocio da questa cosa. Quanto sembrava. Ok ragazzi, questa è il risultato della cotta. 4, 5, 6 minuti, basta che non le bruciate, come farebbe lei. Io? Sì, tu. È davvero tanto roba. Il sapore è buono, non è troppo salata. Buona anche la vita. Questa morbida, senso di positiva, più piace.